Amore? Pronto, amore? Ma dove sei? Sì, scusa, è che ho incontrato Cesare, quindi faccio un po' tardi. Ah, ok. Il mio ex, te lo ricordi? No, assolutamente. Vabbè, senti, scusa, ti richiamo tra poco, faccio un po' tardi, ciao amore, ciao, ciao. Fino a qualche anno fa ero terribilmente geloso. Poi ovviamente crescendo le cose sono un pochino cambiate. No dai, sul serio. Signori, benvenuti in Gelosia. Effetti collaterali. Fortunatamente tenevo un archivio di tutti gli ex della mia ragazza al secondo cassetto del mio comodino. Sotto le mutande, per intenderci. Oltre al fascicolo dell'ex ragazzo, avevo anche accesso al database di riconoscimento facciale fornito dalla CIA, che per alcuni controlli poteva tornarmi utile. Marco, Paolo, Francesco, Simone, Cesare, eccolo. Inoltre avevo accesso alla sua cartella clinica e alle sue ecografie. Dovevo capire se avevano avuto eventuali rapporti sessuali e se lei aveva avuto qualche bambino indesiderato in grembo. Ma per ucciderlo mi serviva un aiuto. Il migliore. Pronto? È tornato. Messaggio? Chiamata? Peggio. Incontro casuale? Esatto. Non c'è tempo da perdere, una cosa che fa il caso tuo. Cimice posizionata. Ce l'hai? Sì. Obiettivo zoom ottico 12x, ideale per foto e video in HD. E per spiare le ragazze dalla finestra. Cosa? Niente. Possibile riflesso? Nessuno. Notevole. Siamo pronti. Amore, scusa, ho fatto tardi, però ti ho detto, ho incontrato Cesare. Mi ha chiesto se, insomma, volevo restare a pranzo con lui, però io ho rifiutato perché so che ti può dare fastidio, che sei giusto. No, amore, ma fastidio a me, ma dai, non c'ho più 15 anni. No, sai, io avevo addirittura pensato che avessi ingaggiato un killer per ucciderlo. No, amore, dai, ma vedi troppi film. Giuro. No. Tua madre lo diceva, non andare su YouPorn. Ok. Sta su rec? Sì. Vai, 1, 2, 3.